Buongiorno. No, farmi ridere. Da Garda, dopo l'ultimo bicchiere, dopo tagliate tutto. Garda TV, siamo al Vin Italy 2015 e abbiamo con noi Daniele Delaini di Villa Calicantus. Spiegami un attimo come mai Villa Calicantus. Allora, Villa Calicantus è un progetto che ho iniziato nel 2011, prima lavoravo in banca in Francia, dopodiché ho deciso di, questa passione per il vino è sbocciata, ho deciso di ritornare alle origini, ritornare nel mio paese che è Calmasino a Bardolino. Iniziare a produrre vino con l'idea precisa di dimostrare che il Bardolino può essere un vino da invecchiamento, un gran vino, se però cambiamo l'approccio in vigna, quindi abbassare la produzione di uva per ettaro e poi lavorare in biologico, biodinamico. Questa è la base del nostro, della nostra filosofia, diciamo. Quindi è praticamente un'interpretazione a modo tuo delle uve del territorio del Bardolino classico, perché Calmasino si trova proprio nella zona del Bardolino classico. Assolutamente, assolutamente. La nostra idea è quella di lavorare nel modo più naturale possibile le uve autoctone del lago di Garda, quindi Corvina, Rondinella, Molinara, per avere un vino che allo stesso tempo è complesso e bevibile, quindi ha tutte le caratteristiche del Bardolino, però ha una complessità unica grazie a tutto il lavoro che c'è in vigna, non in cantina. Tu prima hai parlato un attimo di biologico, quindi la tua scelta sul bio, come mai questa cosa? È una cosa che sentivo dall'inizio, doveva essere la base di tutto, e dall'inizio abbiamo lavorato in biologico e lavoriamo in biologico per tre ragioni molto precise e semplici allo stesso tempo. La prima è che siamo una piccola azienda di un ettaro e mezzo, produciamo pochissimo e tutti i lavori manuali in vigna li faccio io personalmente, quindi volevo lavorare in un ambiente sano, senza pericoli vari, quindi senza pesticidi, senza veleni che potessero avvelenarmi. La seconda ragione è una ragione personale, quasi politica, diciamo, perché questo è il nostro modo di cercare di cambiare in meglio il mondo. Ognuno di noi può cambiare il mondo se vuole con una piccola azione, questa è la nostra piccola azione. La terza ragione è che secondo noi il modo biologico di produrre, quindi senza pesticidi, senza diserbanti, producendo il giusto, ogni vigna deve produrre la giusta quantità di uva, è l'unico modo per arrivare ad avere un vino equilibrato, complesso, sano. E io ho scoperto una cosa, ho scoperto che tu hai un vino in particolare che ti fa provare delle emozioni e sarei veramente curiosa di sapere come mai, quale vino è, che mi spieghi un po' questa cosa. Allora, è il vino per il cui ho cominciato a produrre vino ed è il Bardolino Superiore che noi chiamiamo Riserva, per indicarlo come il top della gamma, diciamo così, ed è prodotto con una selezione veramente rigorosa in vigna, quindi abbiamo delle uve perfette, sane, lavoriamo veramente a pochissimo, 40 quintali per ettaro, e poi lo facciamo invecchiare 2 anni, il primo anno in botti piccole e il secondo anno in botti grandi. Siamo probabilmente, penso, gli unici nel Bardolino a farlo, proprio per dimostrare che il Bardolino può essere un vino da invecchiamento se si lavora ad alti livelli sia in vigna che poi in cantina. Immagino che tutti quanti ci stanno guardando per Garda TV sono curiosi di assaggiare questo vino, quindi direi salute dal Vin Italy 2015.